scuola per riconoscere i fake creata in Cina. No, non è uno scherzo, lo so, e non voglio fare neanche quella che hai pregiudizi, ma io la trovo una cosa fantastica e te la voglio raccontare. Cioè, è stata creata una scuola per riconoscere i fake, per riconoscere le borse false, ed è importante, ed è un segnale fortissimo, perché c'è una sensibilità maggiore da parte dei consumatori verso questo argomento. Certo, mi sarebbe piaciuto di più fosse partito in Italia, però la Cina, che è all'avanguardia per tante cose, al di là di quello che si dice, dei pregiudizi e di tutto il resto, esiste anche il male. È un po' come quando parliamo della criminalità a Napoli e mi dicono: eh no, quella non rappresenta Napoli. No, no, quella è una parte del problema che va, rappresenta una Napoli che non ci piace e che uno combatte, però esiste anche del buono, e così anche per i cinesi. Faccio sempre questo dualismo, perché necessariamente esistono tanti pregiudizi sui cinesi, almeno quanto sui napoletani, e quindi qualcuno mi dirà: fatti due domande, e io vi dico: fatevi due domande voi, perché siamo due potenze lo stesso. Quindi, insomma, domande e risposte così. Io sono Ornella Ozzino, produco borse per altri a Napoli, e per amore del mio lavoro racconto tutto quello che c'è dietro al mondo delle borse originali, ovvero prodotte e vendute attraverso il mercato legale. Mi occupo da anni di oppormi alla contraffazione, raccontando appunto la filiera e attraverso le recensioni non sponsorizzate che trovi sul canale YouTube, e poi che posto un pochino dovunque su Instagram e sugli altri social. Parliamo della scuola di fake, di contraffazione e di altro dopo la sigla. È andato così: mi ha chiamato un giornalista per farmi un'intervista, che io ringrazio tantissimo, La Conceria, giornale di settore che mi invito a seguire, anche se volete fare conoscere cose un po' più da insider del settore. E mi dice: hai visto questo articolo? Vado a leggere e vedo che questo signor Zhang ha creato praticamente una scuola che si chiama Extraordinary Luxury Business School, una cosa del genere. Sì, dalla regia mi dicono che sono stata, mi sono anche impegnata con la pronuncia, così Cheng mi glorifica. Ma morale della fama, vado a leggere l'articolo. Cosa ha fatto? Ha messo su una scuola per cui prende degli studenti, delle persone che vogliono partecipare, e li istruisce su come riconoscere una borsa originale da una falsa. Perché lo ha fatto? La motivazione di base è molto molto importante, ed è il fattore che la Cina, oltre a essere uno dei buyer più importanti del mondo dal punto di vista del lusso, quindi dove voi vedete fame, miseria e tutto il resto, la Cina è uno dei più grandi acquirenti, per uno, per numero di persone, perché sono insomma una quantità abnorme, e due, perché sono diventati una potenza economica attraverso poi il fatto che hanno sviluppato tutta l'industrializzazione che c'è, e quindi ci sono tanti ricchi, tante persone che se lo possono permettere e tante persone che ricercano prodotti originali. Che è successo però? Che anche in Cina sta cominciando ad andare molto il second hand, che è una cosa insomma che tira anche in Italia, in Europa e nel resto del mondo. E il second hand però lascia dietro tutta una serie di problematiche, anche le borse originali vendute di prima mano, però ovviamente il second hand ha una, come dire, problematica maggiore, è che non uscendo dal negozio ti devi fidare di chi te lo sta vendendo, e lì si apre un mondo, poiché diciamo una delle potenze maggiori che ha la Cina sicuramente è la capacità di vendere servizi e cose. Ovviamente i consumatori si trovano davanti dei prodotti e devono imparare a riconoscerli. Nessuno ha tutte le competenze per poterlo fare, e quindi questo signore, insomma, questo professore ha deciso di creare questo corso, che si svolge più o meno in una settimana, dove ti insegna a guardare anche a seconda delle tecniche di lavorazione, di pellame e tutto il resto, quello che fanno i brand del lusso. Poi nell'articolo ho letto una cosa che secondo me non è correttissima, perché lui dice che la maggior parte dei brand del lusso producono là, e questa è una cosa che voglio, come dire, smentire, perché non è vero. La maggior parte dei brand del lusso producono in Italia e vendono tantissimo là, quindi se parliamo di Gucci, Louis Vuitton, Bottega Veneta, Dior, eccetera eccetera, producono in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in Cina probabilmente c'erano dei siti fino a un decennio fa, adesso hanno trasportato tutto in Italia,
perché per mille e uno convenienze, perché gli conviene di più, magari si fanno produrre gli accessori in Cina o se li fanno produrre in Romania o in Europa, però i prodotti sono fatti in Italia e voglio che questa cosa sia ben chiara, perché il lavoro che danno le firme del lusso è fondamentale per terzisti come me e come tanti altri, quindi è importante riconoscere il valore della filiera Made in Italy anche per i brand del lusso. Quindi, tolta questa inesattezza, chiarita questa cosa, loro sono dei grandi compratori. Che importanza ha dal punto di vista sociale e mediatico che in Cina venga sviluppata una scuola del genere? Importantissimo, perché infatti ho detto Eureka, cioè proprio come si fa a non pensare di creare qualcosa qui? E non nascondo che mi ci sono messa subito all'opera, perché voglio veramente creare anche in maniera, diciamo, distributiva, far capire a più persone possibile che anche dietro alla ricerca di prodotti fake c'è un lavoro enorme, le aziende spendono tantissimi soldi, lo Stato spende tantissimi soldi anche dal punto di vista di quelli che sono i sequestri, per mantenere tutta la roba nei magazzini, per fare i processi. Cioè ragazzi, voi non capite che la contraffazione è un male a 360 gradi, non è solo dal punto di vista produttivo, incombe sulle tasse, incombe sulla spesa pubblica, incombe sul lavoro che devono fare le forze dell'ordine che sono impegnate a fare delle cose e non a controllare altre cose, non è una cosa banalissima, quindi bisogna dargli l'importanza che ha. E allora ho detto, probabilmente dalla lotta alla contraffazione, se nascono più figure che possono riconoscere i prodotti contraffatti e soprattutto poi arrivare a un livello di sofisticazione e di studio a cui mi sono approcciata da anni per capire come le forze dell'ordine possono scovare l'overrunning laddove un terzista delinquente fa questa cosa, secondo me sono evoluzioni importanti e sono figure professionali che si ricercheranno nel tempo. Quindi si creano posti di lavoro per la lotta alla contraffazione, si crea consapevolezza e questa scuola che è nata in Cina porta con sé un grande bagaglio, perché ovviamente se i cinesi cominciano ad avere la percezione che c'è un problema grosso quando loro comprano, non vogliono essere né truffati e vogliono essere più consapevoli e più contenti di quello che stanno comprando, questa cosa si espanderà. Quindi diventerà una cosa globale e secondo me l'Italia dovrebbe dare anche segno di non nascondersi più dietro, anche i brand del lusso non si devono nascondere più dietro, perché lo so che è brutto dire che un artigiano magari fa l'overrunning attraverso vari sistemucci, ma è anche importante far emergere questo tipo di problematica, far emergere che la contraffazione è un problema e non dissociarsi, perché più ci si dissocia più le persone sono convinte che alla fine che cosa c'è di male a comprare contraffatto, producono tutti quanti in Cina, come un assurdo commento che mi è arrivato qualche giorno fa su Instagram. Insomma, fatta questa cosa e dato merito al signor Chang, che io spero di poter intervistare, stiamo cercando, anzi se c'è qualche mia fan, anzi no, qualcuno che mi segue, non mi piace fan perché non è così, qualcuno che mi segue, che è cinese o che ha la possibilità di avere accesso a network cinese per poterlo rintracciare, mi piacerebbe proprio intervistarlo e capire le motivazioni più profonde che ci sono anche dietro la sua scelta di impegnare il tempo e di investire in questa cosa, insomma, così delicata e di cui frega pochi, fino a quanto poi, insomma, non ci si rende conto che è un male mondiale. Quanto è bello il mondo perché vario, ma perché noi italiani dobbiamo sempre arrivare secondi? Mi sento molto Berlusconi in questo momento quando parlo così, però sostanzialmente è importante. Dimmi cosa ne pensi, perché io sono rimasta stupita e secondo me è una bella cosa da cui poter trarre insegnamento, da cui poter fare dei passi successivi. Iscriviti al canale, condividi questo video e compra sempre prodotti originali, borse originali. Aiutiamo così il Made in Italy, mi raccomando. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.